Amici e amici, bentrovati. Chiudiamo la settimana dedicata ai candidati sindaco con Salvo Veneziano. Sei i partiti che sostengono la sua candidatura: Noto Nostra, Noto Protagonista, Orgoglio Netino, Noto Futura, Uniti per la Città, Noto Nel Cuore. Nel bene o nel male sono tutti movimenti che si richiamano, per meglio dire, si ispirano a quella netinità che sta contraddistinguendo, che sta caratterizzando questa campagna elettorale. Ben trovato Salvo. Grazie. Chiudiamo questa settimana intensa di politica e di interventi dei candidati a sindaco con te. Ho seguito, di questo voglio parlare, così come ho fatto con gli altri candidati, il tuo comizio iniziale, quello che hai inaugurato la tua campagna elettorale in piazza Municipio. E ho scritto, ho preso un appunto tra gli altri, ed è proprio questo: basta con le frustrazioni dei nostri avversari politici. Per diverse settimane hanno messo in giro episodi che ci vedevano in rottura all'interno della coalizione. Che è successo? Ovviamente nulla di tutto questo, perché siccome non hanno nulla su cui parlare rispetto a un progetto politico e, come ben detto, racchiude ben sei movimenti civici, una coalizione molto ampia, una coalizione che è partita dal basso, dall'aggregazione di tanti singoli cittadini, di tante associazioni, di tante anche gruppi politici organizzati che hanno voluto mettere su una coalizione, un progetto politico che io ritengo che sia l'unico progetto politico in città che possa definirsi tale, in quanto le altre proposte sono proposte autoreferenziali, proposte che scaturiscono anche da accordi familiari e che nulla hanno a che vedere con una visione di collegialità e di condivisione. Quindi, non avendo su cui parlare rispetto a un progetto che vede appunto questa ampia partecipazione di candidati, ben 96, di cui 35 donne, 2000 firme che sottoscrivono le nostre liste, devo dire che basta solo ed è servita solo la frustrazione di questi nostri competitori per dover trovare, diciamo, qualche elemento di critica, perché nulla si poteva criticare né agli uomini né al progetto. Hai detto anche durante quel comizio: sei liste civiche trasversali che vogliono parlare a tutta la città. Sì, vabbè, noi non ci nascondiamo che all'interno di queste liste civiche ci sono anche esponenti politici di spicco di alcuni partiti politici del centrodestra, come ci sono anche delle personalità che rappresentano anche altri tipi di visione della politica. Proprio per questo, perché non abbiamo messo davanti la ragione di partito, ma mettiamo davanti il bene della nostra città, abbiamo voluto fare un tipo di operazione che sia più aperta rispetto a tutte le sensibilità della città. Quindi mettere avanti la città e mettere due passi indietro le ragioni di partito. Ci rivolgiamo a tutta la città perché un progetto, una proposta elettorale, quindi una proposta successiva di governo, deve per forza andare a caratterizzarsi e andare a ricercare tutte le problematiche, tutte le sensibilità che in una città, come noto, molto complessa esistono e che devono essere risolte. Ti ricordo alcuni passaggi sempre del tuo comizio inaugurale: alla città non bisogna dire bugie e Bonfanti le bugie le ha dette. Dunque, noi abbiamo voluto sottolineare un aspetto: questa nostra campagna elettorale si sta caratterizzando per il rispetto degli avversari, non all'attacco frontale. Il nostro modo di agire è quello di mettere avanti i contenuti, quindi le cose che vogliamo fare, il nostro programma, e non dover demolire gli avversari. Però abbiamo voluto sottolineare questo aspetto: quando alla città vengono raccontate le bugie, dobbiamo essere in grado di poter dire la verità e quindi di dover alzare anche i toni. Quando si parla
di una città che ha un debito di 16 milioni di euro, lo dobbiamo dire di chi sono le responsabilità, che si sono consumate all'interno di una maggioranza a cui appartengono non solo Bonfanti, ma tutti gli altri candidati a sindaco che hanno fatto parte di questa maggioranza, quindi il Presidente del Consiglio, l'ex vice sindaco, il coordinatore del movimento del sindaco, quindi tutti i protagonisti di un progetto politico che è partito 5 anni fa, che si è concluso adesso, si sta concludendo, ma che ha avuto per 4 anni e mezzo, in alcuni casi fino a un mese fa, in altri casi, dei protagonisti che adesso si propongono come alternativa, e chiaramente noi dobbiamo dire, dobbiamo sottolineare che alternativa non possono essere, ma sono chiaramente la continuità. Lo slogan che ha accompagnato la tua campagna elettorale: cambiare la storia della città. Quali sono i tentativi per cambiarla e quale sarà il futuro della città che sogna Salvo Veneziano? Dunque, noi puntiamo chiaramente, lo diciamo, diciamo con forza, allo sviluppo economico di questa città. Si è parlato troppo di elementi effimeri in questi anni. È chiaro, noi puntiamo molto sul turismo, sulla cultura, ma si è lavorato in questo settore in maniera sbagliata, secondo me. Hanno puntato al turismo dei pullman, al turismo dei pullman che si parcheggiano lungo la strada statale. Noi puntiamo a un turismo di qualità, a un turismo che porti ricchezza in città, quindi non solo il turismo porti e fuggi di chi viene scaricato con il pullman, non acquista nemmeno la bottiglietta perché la porta nello zaino e poi va via. E poi altri settori fondamentali. Il lavoro si deve sviluppare, si deve innescare un meccanismo virtuoso, perché l'amministrazione può scatenare gli elementi di sviluppo economico andando a pianificare e a programmare. Facciamo chiaro riferimento al piano regolatore, ai piani commerciali, al piano artigianale, al piano di utilizzo della riserva di Vendicheri, al piano delle spiagge. Tutti elementi di programmazione e pianificazione che in questi anni sono stati abbandonati, e invece si è pensato di agire con interventi specifici, interventi che non hanno una progettazione, quindi monotematici. Dobbiamo lavorare con una visione d'insieme, perché questa città ha bisogno di lavoro, e il lavoro non è quello dei tre mesi al Dasti o delle 200 ore dei servizi sociali. Il lavoro è un'altra cosa, è quello che deve cercare di essere stimolato con un lavoro di regole, di trasparenza e di programmazione. Da tre consigliature sei a Palazzo Ducenzio. Vieni definito, e a ragione, il capo storico dell'opposizione. Sei entrato che facevi opposizione, sei uscito facendo opposizione. Oggi c'è la possibilità di saltare dall'altra parte della barricata, diventare maggioranza, ma attenzione, diventare maggioranza incisiva nel momento in cui potresti rivestire la carica più importante, il governo della città. Le priorità dei primi 100 giorni, oggi che va di moda anche l'espressione i primi 100 giorni, lo fanno tanti candidati sindaco di tutte le città, quella di Salvo Veneziano per la sua città qual è? Intanto sottolineiamo questo aspetto. È chiaro che io sono fiero di aver svolto questo compito di opposizione in questi 15 anni, un ruolo importante per l'equilibrio democratico di una città, perché non dobbiamo sottovalutare il ruolo delle minoranze all'interno di un contesto amministrativo e politico. Posso dire che serve molto come stimolo e come proposta, però per cambiare decisamente le cose bisogna essere maggioranza, bisogna avere il governo della città. Nei primi 100 giorni non si possono realizzare le opere strutturali, le visioni d'insieme, ma bisogna lavorare su alcuni regolamenti che danno anche il segno dell'attività che bisogna fare. Proprio revocare il regolamento per le energie alternative, il fotovoltaico e l'eolico, un regolamento che limita questo utilizzo di queste energie, anzi in alcuni casi proprio non si può neanche realizzare in alcune fattispecie, tipo nell'agricoltura, il regolamento anticorruzione e la modifica del regolamento delle zone agricole per quanto riguarda il regolamento edilizio. Questi sono dei punti chiari su cui noi puntiamo e che vogliamo dare un segnale che va proprio in quella direzione che sempre abbiamo evocato, quella dello sviluppo economico. Grazie a Salvo Veneziano, grazie a quanti ci avete seguito, finisce
questa lunga carrellata di campagna elettorale dedicata ai candidati al sindaco, l'ultimo giorno, ossia venerdì, lo dedicheremo ai candidati a sindaco, saremo da soli in studio, racconteremo la storia di ciò che ci attenderà da lì a 48 ore. Grazie a tutti, l'appuntamento è per domani. Grazie.